Ciao ragazzi, di nuovo insieme, come va? Allora, continuo con le vostre richieste. Fortunatamente sono piovute dal cielo come una benedizione, che mi permettono di avere un mio programma a lungo termine per questo nuovo anno. Allora, oggi voglio rispondere a Fabio, la precisione Fabio. A non sbagliare quattro Fabi che mi seguono. Fabio che mi chiede come poter risolvere il problema delle corde a vuoto. Mi spiego meglio. Un problema che ho avuto anch'io. Ricordo una volta quando ero un ragazzetto, quindi 40 anni fa, andai dal mio insegnante dell'epoca e mi disse proprio alla prima lezione o qualcosa del genere. Mi fai una scala di fa maggiore. Mi misi lì e feci questo, più o meno. Poi mi disse: bene, ora me la fai utilizzando tutte le corde a vuoto che hai disponibili. Che pensai? Ok, sulla scala di fa maggiore c'è la. Poi c'è anche il re, quindi potrei utilizzare queste due corde a vuoto. Mi misi lì e sembravo totalmente. Ero in confusione perché avevo perso i miei. Diciamo. Non visualizzavo più sulla tastiera i miei percorsi, quindi le mie. Come si chiamano, insomma, quelli che usano chitarristi, box, qualcosa del genere. Per il semplice motivo che io avevo studiato le scale, come gli arpeggi, come qualsiasi altra cosa, ho appunto degli schemi precisi e non pensando a intervalli, alle note, eccetera, eccetera. Questo fu un campanello d'allarme molto forte che infatti riscontravo quando, ad esempio, dovevo suonare un brano, ai tempi leggevo le tab anch'io, cosa che poi fortunatamente ho eliminato, e quando trovavo, ad esempio, un passaggio, facciamo conto, non so cosa ho fatto, però comunque, questo, io me lo riscrivevo invece di fare questo. Facevo questo. Fatto questo, allora. Lo riscrivevo così. Proprio perché almeno eliminavo le corde a vuoto. Per me erano un problema, erano di intralcio, mi confondevano. Allora. Fortunatamente poi ho iniziato a studiare con un criterio diverso tutto, quindi arpeggi, accordi, scale e quant'altro, e ho buttato via tab, ho buttato via box, schemi, chiamiamoli come volete, e ho iniziato a pensare in ogni cosa che facevo agli intervalli, per prima cosa, quindi a scala maggiore so che ha la tonica, poi la seconda maggiore, la terza maggiore, la quarta giusta, eccetera. Oppure negli arpeggi, fa maggiore, c'è la terza maggiore, poi la quinta giusta, eccetera. Oppure alle note, quindi fa, la, do, oppure fa, sol, la, si bemolle, do, re, mi e fa per la scala. Altra cosa, esercitarsi. Fondamentale questo, soprattutto quando ad esempio io ho iniziato poi, anzi suonavo già fretless, dove le corde a vuoto molto spesso sono preferibili rispetto alla nota suonata perché ci danno comunque una sicurezza sull'intonazione e mentre suoniamo a volte suonare una corda a vuoto piuttosto che la stessa nota suonata ci fa capire e ci facilita molto spesso l'esecuzione
intonata di una linea, di una frase, eccetera. Quindi non resta che dirvi qual è stato il mio modo per risolvere questo problema. Allora, rimaniamo un attimo sulla scala di Fa maggiore. Oggi ci piace questa. L'abbiamo detto che le note che la compongono sono Fa, tanto poi scrivo tutto, ho preso un Fa diesis, Fa, Sol. Mi raccomando, scaricate sempre PDF che allego alle lezioni che sono utili. Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi e Fa. Come sapete, se proseguo, vado a un'ottava sopra e avrò le stesse note. Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa. Allora, se io volessi partire da qui, da questo Fa sul decimo tasto della corda di Sol, e arrivare qui, senza suonare assolutamente guai le corde a vuoto, dovrei fare una cosa del genere. Oppure in senso ascendente. Se invece io inizio a studiare la scala in varie diteggiature, io faccio sempre questo esempio di studiarsi le scale, gli arpeggi, tutto con almeno tre sistemi, tre diteggiature, tre modi. Quindi la posso fare così. Ora ho preso una scala un po', mi costringe qui a partire subito. Facciamola dall'ottava, da qui, ottavo tasto della corda di La. Ok, allora io posso fare questo: ottavo, decimo, settimo del Re, ottavo, decimo, settimo del Sol, nono, decimo. Posso però anche fare così: ottavo, decimo, dodicesimo del La, ottavo, decimo, dodicesimo del Re, nono e decimo del Sol. Ma posso anche fare così. Prendiamo da qui la stessa cosa. Fa. Sono sempre le stesse note suonate con tre diteggiature diverse. Le chiamo con il nome del dito di partenza, quindi la prima che ho fatto la chiamo la posizione del dito medio o secondo dito, quella con cui parto. La seconda che ho fatto, la posizione del primo dito o del dito indice, e la terza il dito mignolo o quarto dito. In questo modo io ho già tre modi per suonare la stessa scala. Quindi, quando poi la vado a studiare su tutta la tastiera, se io mischio queste tre diteggiature e le suono su più ottave, ovviamente per la possibilità del mio strumento, quindi chi ha più corde avrà più possibilità, chi usa quattro come me ne avrà un po' meno. Però mi abituo a per dire, passo 2 settimane sulla scala di Fa, è un esempio, o un mese sulla scala di Fa, poi passo quella di Sol, eccetera. Mi metto lì e studio la scala, oppure l'arpeggio, ora ho fatto esempio della scala, la scala maggiore su tutta la tastiera. Cosa succede? Parto lentamente e penso alle note, quindi Fa, Sol, La. Vedete, ho già suonato una corda a vuoto, quindi Fa, Sol, Si bemolle. Thank you.
Io non ho fatto altro che mischiare le tre diteggiature su più ottave, ovviamente. Quindi parto con quella dell'indice, ad esempio. Qui sono arrivato al Fa, l'ottava sopra, la mischio con quella del medio. Sono arrivato all'ottava ancora sopra, parto con quella dell'indice di nuovo. Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è dividere la tastiera in tipo tre o quattro parti, o meglio, mi studio tutte le scale sui primi mi delimito. Questa è una cosa che mi insegnò proprio quel maestro, quell'insegnante, mi insegnò l'insegnante di delimitare la tastiera in porzioni, in parti. Mi disse: fammi tutte le scale maggiori entro i primi quattro tasti, quindi non suonare mai il quinto, come se il basso si fermasse qui. Questo ti costringe per forza a usare le corde a vuoto e ti costringe a pensare le scale diversamente. Non è più i famosi schemi che dicevo prima. Andiamo a vedere. Facciamo un attimo quella di Fa, rimaniamo in Fa. Quando arrivo alla terza nota, per forza la devo prendere La a vuoto, altrimenti andrei a suonare il quinto tasto. Ma abbiamo detto che il basso si ferma qui. Quindi farò questo. Anche il Re lo prendo a vuoto e sono arrivato all'ottava sopra. Le faccio tutte ora lentamente. Questo è un esercizio un po' più complesso, la sto andando un po' veloce forse, però vi faccio vedere. Quindi parto dal Mi, che è la prima nota che ho, faccio Mi maggiore, poi Fa maggiore, Fa diesis maggiore, finché ne ho la possibilità, quindi arriverò al Si perché è l'ultima nota disponibile che ho, perché poi inizia il quinto tasto, cioè arrivo al quinto tasto e abbiamo detto di lavorare sui primi quattro. Allora, vado col Mi. Fa. Fa diesis. Sol. Sol diesis. La. Si bemolle. Si. Do. E mi fermo perché sennò vado sul quinto, quindi mi fermo al Do. Quindi, ovviamente questo esercizio si può modificare a proprio piacere. Posso fare una scala ascendente e quella dopo, quindi Mi ascendente, Fa discendente e così via, quindi sarebbe. Eccetera, eccetera. Oppure posso farle tutte discendenti. Quando ho lavorato tanto, ma tanto, ma tanto, sui primi quattro tasti, quindi inizio con gli arpeggi, Mi maggiore, La triade, poi Fa maggiore, Fa diesis, Sol, A, Sol diesis, La, Si bemolle, Si. Quando ho fatto tutto questo, poi cambio l'ordine, ad esempio posso fare anche, ad esempio parto da Do, però parto dalla nota più
grave che ho a disposizione, quindi parto dal Mi con le note di Do, quindi. Poi invece di andare sul Do diesis, vado ad esempio sul Sol, quindi faccio per quinte, quindi il Sol posso partire da Mi anche in questo caso, che fa parte di Sol. Poi dal Sol vado al Re, quindi dal Re partirò dal Fa diesis, che è la prima nota che ho a disposizione. Questi sono tutti esercizi che mi invento sul momento. Dopo una ventina di anni passati sui primi quattro tasti, ci si può spostare sul range, diciamo, medio dello strumento e fare quindi, ad esempio, scala di Si bemolle, poi quella di Si. Quindi facciamo dal quinto al decimo. Ho detto di sì. Ah, ok. Mi sembra Do. Do diesis. Tutto questo mi costringe, come dicevo prima, a vedere le scale, gli arpeggi. Tutta la musica in un altro modo, quindi a conoscere perfettamente la mia tastiera e essere poi libero di suonare le linee di basso come più mi piace, non con sempre le solite posizioni, anche perché a volte le corde a vuoto, per l'appunto, sono fondamentali e di aiuto clamoroso quando soprattutto si fa dei passaggi difficili o anche perché hanno un sound diverso, cioè una linea suonata così sarà diverso da questo. Proprio perché le corde a vuoto hanno un suono diverso, anche se la nota è la stessa. Come il discorso di suonare un Do qui, da un Do qui, ho una linea qui, qui. Le note sono le solite, ma il suono cambia. Quindi, ragazzi, io spero che in questa occasione di essere stato chiaro. Seguite sempre i PDF che metto in allegato al link qui sotto. Per ulteriori chiarimenti, ulteriori domande, scrivetemi, chiamatemi, venitemi a trovare a casa, fate quello che volete. E chi era? Fabio, spero in parte di averti un po' dato qualche dritta per studiare in questo modo e per risolvere questo problema che hai e che ho avuto anch'io. Quindi ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.